Ciao a tutti, bellissima giornata oggi, siamo a febbraio, sposto la videocamera, lì ci sono delle ramaglie di potatura del vicino, ciliegie, albicocche, albero da frutto, molto belle. Adesso le macinerò con il biotrituratore, in modo molto grossolano, viene fuori una sorta di segatura, e poi faccio vedere come viene. Ecco, questo è quello che ho fatto l'altro giorno, qui avevo i pomodori l'anno scorso, ecco qua. L'ho semplicemente steso sul terreno, adesso poi col motocoltivatore girerò la terra e farò in modo così di avere una sostanza organica in più oltre allo stallatico pellettato. Contemporaneamente l'ho usato sotto gli alberi da frutto, dopo vi farò vedere, e sotto i carciofi che ho appena trapiantato, e quindi lo userò proprio come pacciamatura per evitare di avere un'infestazione di erbacce almeno all'inizio. Una parte poi la metterò nel compost, perché sto cominciando a fare il compost pure io. Quindi adesso vi faccio vedere come funziona la macchina, è molto molto semplice. Accelererò poi il video perché sennò poi è noioso, vi farò vedere solo alcune fasi e poi vi faccio vedere come la stendo. Questo è il risultato dopo un'oretta e mezza circa di lavoro. Ecco, vi faccio vedere solo la consistenza, a parte qualche ramo che non è passato, ma per il resto sembra proprio segatura grossolana. Questa è, come vi dicevo, è potatura fresca, quindi si macina molto velocemente. E questa ora, come vi avevo accennato, farò compost e lo metterò direttamente sotto le piante. Anzi, vi faccio vedere cosa ho fatto l'altro giorno. Per esempio questo, ho smosso la terra col motocoltivatore, ho messo lo stallatico pellettato e sopra poi gli ho messo un po' di questo macinato di potatura fresca. Ho fatto così per tutti gli alberi. Per questo video è tutto, è molto breve, molto semplice, vi ringrazio per averlo visto. Se avete consigli da darmi o se ne avete bisogno ci scriviamo qua sotto. Se volete condividerlo e aiutarmi a far crescere il canale vi ringrazio. Se vi è piaciuto schiacciate sul pollicione, se non vi è piaciuto va bene anche l'altro verso, si impara. Per il resto è tutto qui. Buona giornata!